Manzo a Foggia, avvocato Roberto Manzo a Foggia per presentare il libro su Marco Pantani. Siamo a 20 anni dall'accoppiata Giro d'Italia Tour de France, però in questo libro si parla anche di aule di tribunale. Beh, questo libro parla esclusivamente di quello che è capitato a Marco Pantani a livello giudiziario, perché era, diciamo, l'argomento che mi interessava sviluppare, ossia tutti raccontare tutti i processi che sono stati fatti contro Marco Pantani dopo il fatto di Madonna di Campiglio. Ultimo avvocato di Marco Pantani, come è stato rapportarsi con lui sia da un punto di vista professionale che umano? Beh, io Marco l'ho conosciuto prima come amico, perché ero diventato tifoso di Marco Pantani abitando a Cesena, lui è di Cesenatico, c'era il club Magico Pantani, io mi ero iscritto a quel club proprio per seguire le tappe e l'evolvere diciamo così della carriera ciclistica di Marco Pantani. Poi quando sono cominciate le disavventure giudiziarie di Marco, inizialmente lui era assistito da altri avvocati e poi a un certo punto Marco non si fidava più di nessuno e io calcoli che sono diventato il suo avvocato nel 2002 e l'avevo conosciuto 4 anni prima, quando vinse il Giro e il Tour, e entrambi avevamo un amico in comune che si chiama Moreno Lotti, soprannominato Giumbo, che ho citato all'interno del libro, che è stato lui praticamente che a un certo punto ha fatto da tramite con Marco dicendo: se non ti fidi più degli avvocati che avevi, che hai, e puoi nominare Manzo. E così mi scelse per tutti i processi che lui aveva ancora pendente, ma soprattutto perché non diciamo prettamente per le mie qualità legali, ma perché aveva fiducia in me. Nel libro emerge una critica a noi, diciamo, al ruolo dei giornalisti, all'accanimento mediatico, ma oltre a questo, di cui ovviamente può parlare, qual era il rapporto con gli altri ciclisti, i suoi avversari, perché ad esempio vengono citati nel libro i suoi compagni di squadra, alcuni dei compagni di squadra che vengono chiamati a testimoniare, e con i suoi fan, i suoi sostenitori e il pubblico del ciclismo? Beh, allora, la critica contro gli organi di stampa secondo me era da evidenziare, ma spiego per quale motivo: perché Pantani fu fermato a Madonna di Campiglio perché aveva l'ematocrito alto, quindi per una questione prettamente sanitaria e non perché fosse dopato, mentre invece il messaggio che fu fatto passare dal punto di vista mediatico fu questo: Pantani ha l'ematocrito alto, Pantani avrebbe usato l'eritropoietina, la famosa EPO, mentre invece gli organi di stampa non hanno evidenziato che l'ematocrito è un valore del sangue che può subire delle variazioni, quindi aumentare anche per circostanze prettamente naturali, e questo non è stato detto, e per cui molta gente, purtroppo anche a distanza di tempo, pensa che Marco sia stato fermato per doping, ed è diciamo una frase sbagliata. Se dovesse con un solo aggettivo indicare Marco Pantani: bellissimo, cioè era troppo, soltanto quando ti guardava e ti faceva innamorare. E io quando lo vidi la prima volta, quando vidi lo splendore dei suoi occhi, perché era un tipo che non parlava tantissimo, però ti coinvolgeva tantissimo, e questo per me Pantani era fantastico.